Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata duchessa in Baviera, imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia. Chi? Insomma, Sissi. In verità il suo soprannome era Sisi o Lisi. Infatti lei si firmava Lisi, diminutivo di Elizabeth, ma il futuro sposo Francesco Giuseppe interpretò male la sua firma e iniziò a chiamarla Sisi, che divenne poi Sissi nel famoso film La principessa Sissi del 1955. Elisabetta divenne imperatrice sposando suo cugino di primo grado, Francesco Giuseppe. Adesso sembra quasi un incesto, ma allora era più o meno normale. Le madri, l'arciduchessa Sofia e la principessa Ludovica di Baviera, erano sorelle e cercavano di accasare l'imperatore con la primogenita di Ludovica, Elena. Ma durante il secondo incontro tra Elena e l'imperatore, la madre decise di portare anche quella palla al piede di Lisi, la sorellina minore di soli 16 anni. Francesco Giuseppe, appena la vide, se ne innamorò. E l'anno dopo, durante il ballo in onore del suo compleanno, anziché chiedere in sposa Elena, ufficializzò a sorpresa il fidanzamento con Elisabetta, consegnandole, secondo la tradizione, il bouquet nuziale. Il giorno dopo chiese la sua mano alla zia Ludovica. Sì, tanto per, cioè, mica puoi dirgli di no, è l'imperatore. Da questo momento in poi iniziano i tormenti di Sissi. Elisabetta era un po' campagnola, era cresciuta con molta semplicità, passava l'estate immersa nella natura, era stata educata a trascurare i formalismi e a occuparsi dei poveri e degli infermi. Dopo il matrimonio si trovò catapultata nella rigida corte di Vienna, dove vigeva il severo cerimoniale spagnolo. L'arciduchessa Sofia voleva trasformare la nuora in una perfetta imperatrice, perciò le stava addosso con doveri ed etichetta, ma Elisabetta la vedeva come una donna malvagia. Solo successivamente la ragazza si rese conto che la suocera aveva sempre agito a fin di bene, pur in maniera imperiosa e imponendo sacrifici. A differenza di Sofia, che infatti era rispettata da tutta la corte, Elisabetta veniva criticata per la sua scarsa educazione e per la sua inesistente attitudine alla vita di società. Privata dei suoi affetti e delle sue abitudini, Elisabetta presto si ammalò, accusando per molti mesi una tosse continua, febbre e stati di ansia, dovuti a turbamenti di origine psichica. Cominciò a viaggiare tantissimo, pur di stare lontana dall'insalubre corte di Hofburg, in una smania nevrotica di nuovi stimoli. Prima Madeira, Corfù, il sud Italia, poi Venezia, Merano, Trieste, Londra. Tutte le volte che faceva rientro a Vienna, i sintomi si riaffacciavano immediatamente, insieme ad una tosse insistente. Sappiamo anche che non amava concedersi intimamente al marito e arrivò al punto di fornirgli praticamente un'altra donna, scelta tra le sue dame di compagnia, per dare al marito quello che a lei non andava. Se poi aggiungiamo i ricorrenti e lunghi soggiorni all'estero, sorgono dei dubbi sull'effettiva paternità di Francesco Giuseppe nei riguardi dell'ultima figlia, Maria Valeria. Un altro dei tormenti di Sissi era la paura di essere considerata pazza, e purtroppo fu proprio come venne rappresentata dai giornali stranieri dopo un certo periodo. Era insieme spaventata e attirata dai pazzi, e frequentava spesso manicomi per capirne di più. A causa dei frequenti incroci tra consanguinei, molti membri del suo ramo familiare avevano dimostrato problemi mentali, comportamenti eccentrici e depressioni, e questo la spaventava molto. I problemi caratteriali del figlio Rodolfo saranno una terribile riprova per lei di aver trasmesso una tara ereditaria di cui non si darà pace. Non molto tempo dopo le nozze, Elisabetta rimase incinta di Sofia e successivamente di Giselle. Entrambe vennero però allevate dall'arciduchessa. In seguito l'imperatrice capì che i viaggi di stato erano un'occasione preziosa per stare da sola col marito e far valere la sua posizione di sposa e madre. Quindi, contro il parere della suocera, Elisabetta portò con sé le bambine in un viaggio in Ungheria, ma la piccola Sofia si ammalò e morì. Quando tornarono a Vienna, Elisabetta si chiuse in se stessa e nella propria solitudine, rifiutando di mangiare e di apparire in pubblico. L'imperatrice, che aveva insistito per ottenere la presenza delle bambine durante il viaggio, rinunciò al suo ruolo di madre, ritenendosi colpevole della morte della figlia, e affidò Gisella all'educazione della nonna.
Nel 1858 nacque l'arciduca Rodolfo, principe ereditario dell'impero d'Austria. Il parto risultò piuttosto difficoltoso, Elisabetta si ammalò e la febbre le tornava a distanza di brevi periodi. Sembrava migliorare soltanto quando stava con qualcuno della sua famiglia bavarese, oppure lontano dalla corte. Quando il marito decise di comandare personalmente l'esercito che stava combattendo contro il regno di Sardegna, Elisabetta, preoccupata per lui, cadde in un profondo stato di disperazione, piangendo in continuazione, al punto da chiedere all'imperatore di poterlo raggiungere in Italia, ottenendo però un rifiuto. L'imperatrice allora si dedicò a drastiche cure dimagranti e a sfiancanti cavalcate. Disertò tutti gli impegni sociali organizzati dall'arciduchessa Sofia, attirandosi le critiche della corte. Negli anni 1859-1860, contemporaneamente alla crisi politica, si sviluppò anche una crisi privata della coppia imperiale, dovuta ai soliti contrasti con l'arciduchessa Sofia e al dilagare per la prima volta in 6 anni di matrimonio di notizie riguardanti le infedeltà di Francesco Giuseppe, che rappresentava per lei l'unico legame con una corte che non amava. Elisabetta, memore dell'infelicità della madre, temeva forse di subire lo stesso destino di donna tradita e messa da parte. L'imperatrice reagì allora con un atteggiamento di sfida, insultando la corte. Organizzò infatti numerosi balli a cui erano invitati i rampolli dell'alta società viennese, ma non i loro genitori, una cosa contraria all'usanza e all'etichetta. Nel 1860 la salute dell'imperatrice subì un tracollo, dovuto a numerose crisi nervose e cure dimagranti. Il medico le diagnosticò una grave malattia polmonare, si pensa alla tubercolosi, ma vi sono dei dubbi sul fatto che avesse realmente questa malattia o risentisse di una malattia psicosomatica. Il medico consigliò una cura presso un paese dal clima caldo. A suo parere, la sovrana non sarebbe riuscita a superare l'inverno a Vienna. Fu consigliata a Madeira, forse su desiderio della stessa Elisabetta. La corte viennese, però, si indignò per la partenza della sovrana. Il 24 aprile 1879 Elisabetta e Francesco Giuseppe festeggiarono le nozze d'argento, ma successivamente una serie di lutti si abbatté su Elisabetta. Nel 1886 morì in circostanze misteriose il cugino re Ludwig di Baviera. Nel 1888 muore il padre, il duca Max, ma la vera tragedia avvenne nel 1889. Il figlio Rodolfo, l'erede al trono, morì suicida insieme all'amante, la baronessa Maria Vezzera, uccisa dallo stesso Rodolfo su richiesta di lei, che voleva condividere il tragico destino dell'amato. Da quell'anno Elisabetta decise di vestirsi solo di nero e di rinunciare anche all'amata poesia. Per superare la depressione dell'ambiente di corte, l'imperatrice riprese i suoi viaggi. Nel settembre del 1898 l'imperatrice si recò in incognito a Ginevra, celava il viso dietro una veletta ed era difficile da riconoscere. Doveva prendere un battello accompagnata da una contessa, quando l'anarchico italiano Luigi Lucchini, informato sull'indirizzo dell'imperatrice e sulle sue sembianze, si appostò dietro un ippocastano, armato della sua lima nascosta in un mazzo di fiori. Al passaggio dell'imperatrice la pugnalò al petto, con un unico colpo preciso, tentando poi di fuggire. Fu arrestato da 4 passanti, non lontano dal luogo dell'attentato. Al commissario, che lo interrogava chiedendogli il motivo del suo gesto, pare abbia risposto: «Perché sono anarchico, perché sono povero, perché amo gli operai e voglio la morte dei ricchi». L'imperatrice, che correva verso il battello, si accasciò per effetto dell'urto, ma si rialzò e riprese la corsa, non sentendo apparentemente nessun dolore. Il corpetto era talmente stretto che riuscì a tamponare la ferita, che all'inizio non sanguinò. Arrivata sul battello, impallidì e svenne tra le braccia della contessa. Il battello fece retromarcia e l'imperatrice fu riportata nella sua camera d'albergo. Spirò un'ora dopo, senza aver ripreso conoscenza. Aveva 61 anni. L'autopsia mostrò che la lima aveva trafitto il ventricolo sinistro e che Elisabetta era morta di emorragia interna. È stato ipotizzato che Elisabetta soffrisse di una forma di anoressia nervosa, la quale comporta irrequietezza, rifiuto del cibo e del sesso. Ciò potrebbe anche spiegare il fatto che Elisabetta sembrava riprendersi subito non appena si allontanava da Vienna e dall'imperatore. Non era osannata dai giornali, come non era amata così tanto dal suo popolo. Tante speranze erano state riposte in lei, ma le sue manie e il suo incentrarsi sempre più in se stessa le hanno impedito di portare avanti i suoi doveri di imperatrice.
Era uno spirito libero, amante della natura e degli animali, e avrebbe voluto essere un nuovo tipo di mamma e di moglie all'interno delle rigide dinamiche di corte. Provò a essere realmente una mamma quando a 16 anni ebbe la prima figlia, ma non le fu concesso. Provò a essere la moglie che voleva, ma anche lì le ragioni di stato venivano sempre prima, nonostante il buon animo di Francesco Giuseppe e il duraturo amore che lo legò sempre a questa moglie problematica. Nel 1998 è stato pubblicato il diario poetico dell'imperatrice, dal quale è emerso che Elisabetta non amasse affatto la sua condizione aristocratica, né condividesse la politica degli Asburgo, tanto da augurarsi di morire improvvisamente, rapidamente e, se possibile, all'estero. Dai suoi scritti emerge chiaramente la non condivisione delle condizioni sociali in cui versava la popolazione austriaca e ungherese, tanto da considerare i giovani a lei contemporanei come oppressi dall'ordine stabilito. A disagio e rattristata per la disparità socio-economica fra lei e la gente comune, detestando le ricchezze e i viaggi di piacere per l'Europa, Elisabetta arrivava anche a maledire nelle sue poesie la dinastia asburgica. Desiderava che Francesco Giuseppe abdicasse e andasse a vivere con lei sulle rive del Lemano.